Tecnolegno, tavoli e sedie. Al Centro Estetico Le Rose raggiungere una perfetta forma fisica è possibile grazie all'adipometro Body Scan, che in modo delicato e preciso misura lo spessore dell'adipe e con il sistema tecnologico Coax scioglie i nodi di cellulite, levighi e rimodelli corpo e viso. www.centroesteticolerose.com. Galleria Auchan, il centro commerciale dei Fanisi. Offerte e promozioni ti aspettano ogni giorno nel nostro ipermercato e nei 21 negozi. Bancomat, mega parcheggio, wifi gratuito, aree giochi per bimbi, accesso libero agli amici a quattro zampe e tanti servizi a tua disposizione. Scarica la nostra app per scoprire le offerte in corso. Ti aspettiamo 7 giorni su 7. Il piacere di vivere il tuo tempo. Affano, Apice, arredamenti, consulenza, progettazione. Guarda chi c'è, c'è qui con me. Guarda chi c'è qui stasera con me. Guarda chi c'è, c'è qui con me. Guarda chi c'è qui stasera con me. Guarda chi c'è, c'è qui con me. Per questa puntata di Guarda chi c'è siamo tornati alla Galleria Auchan di Fano insieme al fotografo Alessandro Omiccioli. Noi oggi andiamo a conoscere Alessandro Omiccioli, che è un fotografo fanese. Ciao Alessandro, benvenuto. Ciao, grazie. Allora Alessandro, io posso dire che sei uno dei pochi fotografi che abbiamo intervistato, non so perché, anche se a Fano ce ne sono comunque tanti. Come è nata la tua passione? A quanti anni hai iniziato a fare fotografie? Io ho scoperto la fotografia abbastanza tardi in verità, a 28 anni, grazie al fotoclub locale fanese in cui ho fatto un corso che mi ha introdotto appunto all'arte della fotografia. Da lì poi è nata la passione che ho sviluppato assieme agli amici fino a riuscire a farne un lavoro vero e proprio a tempo pieno ora. Prima che cosa facevi o che sogni avevi? Che cosa pensavi di fare nella vita? Il mio percorso ha cambiato strada radicalmente appunto con la fotografia. All'inizio ho frequentato il liceo scientifico di Fano e poi mi sono iscritto a giurisprudenza. Pensavo di intraprendere la carriera, insomma, in ambito giuridico, mentre poi varie vicissitudini con cui adesso magari non ti annoio, ho scoperto questo che penso sia il mio futuro, cioè quello che mi piace fare, veramente la cosa che amo fare. C'è qualcuno che ti ha portato a questo corso di fotografia, ti ha detto devi venire assolutamente? No, in verità è stata un'idea di mia madre, che ha detto guarda, ho sentito qui sulla radio locale c'è un corso di fotografia, ti andrebbe di farlo? Io, ma sì dai, proviamo, andiamo a fare il corso di fotografia, e ho preso in mano per la prima volta la macchina fotografica e da lì è stato veramente amore a prima vista e le cose sono andate avanti così. Ecco, vi siete trovati, hai scoperto un po' la tua strada, quindi hai iniziato a fare questo corso di fotografia e poi dopo hai iniziato a fare anche delle foto così a quello che ti piaceva, c'erano dei soggetti privilegiati. Sì, allora all'inizio ancora non era proprio esplosa la moda come adesso della fotografia, quindi era anche un po' più difficile, diciamo, entrare in contatto con delle persone, con altri appassionati. Quindi ho cominciato per conto mio, anche nel giardino di casa, facendo le foto ai fiori, agli animali, al mio cane, ai miei gatti, finché poi ho conosciuto degli amici tramite social network, anche loro appassionati di fotografia, con cui abbiamo cominciato veramente il confronto. È stato proprio tramite il confronto con altri che facevano le stesse cose che è iniziato il momento di crescita che poi ha portato fino a riuscire a raggiungere un livello tale da poter commerciare il prodotto fotografico, la fotografia che creavamo assieme. Qual è stata la prima fotografia che si può dire per te è stata un lavoro, te la ricordi? Allora, proprio la prima non mi ricordo, è la prima precisa, però è iniziato tutto con una collaborazione con una rivista locale qua, che dopo averci conosciuto, aver visto delle nostre foto mie e dei miei amici esposte ad una mostra, ci ha proposto di fare delle pubblicazioni, delle foto per loro, dei servizi, diciamo,
di moda, adesso magari una parola grossa, erano magari delle cose in cui noi ancora un po' ci improvvisavamo, però è stato veramente il primo lavoro pagato, la prima volta che mi hanno detto guarda ti do dei soldi per fare questa fotografia, e da lì ho capito che poteva effettivamente essere qualcosa più che un hobby, ma anche un lavoro. Ecco, così è diventato un lavoro. Hai dei soggetti preferiti, più i paesaggi, più le persone, qualche tema preferito? Sì, allora, io ho scoperto proprio questa passione grazie alla fotografia alle persone. Le persone sono sempre il soggetto centrale di tutte le mie scatti, i miei lavori. Ho la fortuna di riuscire a lavorare molto nel campo appunto della ritrattistica, della foto pubblicitaria e un po' della fotografia di moda. Ho diversi marchi alle spalle che hanno scelto di appoggiarsi al mio lavoro e che mi hanno consentito di crescere e di sviluppare quello che appunto era partito come un gioco qui a Fano fino a portarlo a livello nazionale su riviste del calibro di Cosmopolitan o anche per delle campagne nazionali, per la settimana della moda di Milano, per le profumerie Limoni. E quindi diciamo la persona e lo stile della persona, cioè raccontare qualcosa, cioè anche i tempi o i prodotti, ma sempre attraverso le persone. Ecco, quindi persone, soggetto privilegiato. Volevo dire, visto che hai iniziato a parlarne, varie collaborazioni che secondo te sono state anche formative per il tuo sviluppo, ce ne sono state? Ci sono state delle persone anche che hai incontrato, che potevano essere delle persone che ti hanno dato qualcosa, ti hanno cambiato o hanno dato una svolta alla tua vita? Assolutamente sì, guarda, sarebbero tante e per non rischiare di dimenticare nessuno, parlo in generale, non voglio fare nomi precisi, però i clienti tutti, chi si è appoggiato a me mi ha sempre dato un'occasione sia per crescere che per misurarmi con la sfida che affronta veramente il fotografo professionista, quando non sei più libero di fare quello che vuoi, ma devi riuscire a realizzare l'idea di un altro mettendoci comunque qualcosa di tuo, far capire perché hanno scelto te piuttosto che un altro. E da lì in poi tutti gli amici, i colleghi del mio studio, è stato tutto una scala in crescita che abbiamo salito assieme. L'ultima collaborazione in ordine cronologico e che tuttora va avanti con un team di stilisti parrucchieri che è il gruppo Beeline, con i quali siamo passati da marchi come Matrix, L'Oreal, adesso J Beverly Hills, con cui c'è una proficua collaborazione non più soltanto diciamo commerciale ma anche proprio artistica, cioè realizziamo progetti insieme, continuiamo a portare avanti delle idee comuni e sviluppare tecniche di tutti quanti, sia fotografiche che loro artistiche, poi come parrucchieri, però è una grande occasione di crescita per tutti i due gruppi, sia fotografico che stilistico loro. Ecco, parlavi anche di mettere qualcosa di tuo in quello che ti chiedono. Quanto incide quello che ti viene chiesto e quanto incide poi l'estro personale, le possibilità che tu hai, le tue capacità? Tanto, secondo me, perché siamo a un punto in cui ci si può avvicinare alla fotografia molto facilmente. Grazie al digitale, il media fotografico è diventato alla portata di tutti. Se intendiamo la fotografia come click, far venire la foto bene a fuoco, la foto che diciamo che andava magari per le cerimonie fino a 10 anni fa, quella per cui si chiamava magari il fotografo locale senza stare tanto a vedere la qualità. Oggi per emergere invece è importante riuscire a comunicare qualcosa di nostro, di personale attraverso le fotografie, riuscire a convincere praticamente chi guarda, che poi può essere il cliente o l'amico o la persona di fiducia, a scegliere noi per quello che riusciamo a dire con un'immagine, piuttosto alla stessa foto magari fatta tecnicamente altrettanto bene da una persona che però ha una visione differente e quindi usa il linguaggio fotografico in una maniera diversa dalla nostra, che ci porta a essere preferiti piuttosto che un altro. Adesso in questo periodo cosa stai facendo? In questo periodo sto girando parecchio, un po' perché porto avanti anche un'attività didattica di insegnamento della fotografia che mi porta a girare tutta l'Italia con dei workshop che organizzo di introduzione alla tecnica di illuminazione, sempre riguardo alla fotografia comunque di persone, quindi fotografia beauty, di moda o di ritratto.
piace molto a me insegnare, perché non avendo avuto l'occasione, avendo scoperto la fotografia tardi, di frequentare accademie o proprio scuole di fotografia, sono stato autodidatta e quindi mi piace rivolgermi agli autodidatti come me, a condividere quello che ho appreso, e devo dire poi che insegnando veramente si impara tanto, perché ti trovi a contatto con tante persone che magari hanno affrontato i problemi in diversi modi, e per risolvere dei problemi insieme si cresce tutti quanti, non soltanto loro che mi danno fiducia e che vengono magari a imparare qualcosa. Progetti per il futuro? Per il futuro altre fotografie, sempre più fotografie. Adesso è ripresa una collaborazione commerciale con un marchio che seguivo tempo fa, di cui sono molto contento, e fotografie anche di architettura, di interni. Prossima settimana sarò a Rovigo a fare delle foto per degli alberghi, dei locali lassù, e quindi insomma progetti per il futuro: divertirsi, fare foto, crescere e migliorare sempre di più. Benissimo, io a questo punto ringrazio Alessandro Miccioli per averci tenuto compagnia e gli faccio anche un grande in bocca al lupo, grazie. Crepi il lupo, grazie a voi. E ringrazio anche le Gallerie Auchan di Fano che oggi ci ha ospitato e i nostri sponsor che ci sostengono ancora: Gallerie Auchan di Fano, Reverde Regini Garden, Auto Agenzia Boldrighini e Centro Estetico Le Rose. Grazie anche a tutti voi che ci avete seguito. Guarda chi c'è, c'è qui con me, guarda chi c'è qui stasera. Guarda chi c'è, c'è qui con me, guarda chi c'è qui stasera con me. Guarda chi c'è, c'è qui con me, guarda chi c'è qui stasera con me. Guarda chi c'è, c'è qui con me, guarda chi c'è qui stasera con me. Una produzione Zarri Comunicazione. Tecnolegno, tavoli e sedie. Al Centro Estetico Le Rose raggiungere una perfetta forma fisica è possibile grazie all'adipometro Body Scan, che in modo delicato e preciso misura lo spessore dell'adipe e con il sistema tecnologico Coax scioglie i nodi di cellulite, levighi e rimodelli corpo e viso. www.centroesteticolerose.com. Galleria Auchan, il centro commerciale dei Fanisi. Offerte e promozioni ti aspettano ogni giorno nel nostro ipermercato e nei 21 negozi. Bancomat, mega parcheggio, wifi gratuito, aree giochi per bimbi, accesso libero agli amici a quattro zampe e tanti servizi a tua disposizione. Scarica la nostra app per scoprire le offerte in corso. Ti aspettiamo 7 giorni su 7. Il piacere di vivere il tuo tempo. Affano, apice, arredamenti, consulenza, progettazione.